Salve web spettatori di Nano TV, siamo con l'assessore Pasquale Sommese, coordinatore cittadino dell'UDC qui a Napoli. Quale momento migliore per parlare di elezioni con l'assessore Sommese? A Napoli nei prossimi mesi si andrà al voto. L'UDC cosa farà? Si partirà da questo terzo polo? Sarà un banco di prova per il terzo polo? Intanto c'è bisogno di una riflessione sulla città di Napoli e credo che l'occasione l'abbia data in queste settimane Sua Eminenza il Cardinale Sepe, che apre il giubileo nella città di Napoli e apre a una serie di riflessioni che non possono non partire da quello che è avvenuto. E se noi leggiamo un po' la vicenda napoletana, è chiaro e evidente a tutti che c'è una sfiducia generale della gente nelle istituzioni, una crisi valoriali, una grande crisi economica, sociale, occupazionale e non si può partire e dare una risposta semplice alla sua domanda con chi va all'UDC. Credo che bisogna aprire una pagina, scrivere una idea di città che si vuole mettere in campo. E certamente noi stiamo leggendo in modo negativo come è partito il dibattito, è partito come se fosse una fase ordinaria. Noi riteniamo che si è chiusa una fase politica a Si Napoli. deve aprire una fase straordinaria, quindi una discussione straordinaria su quello che sarà a Napoli. E certo, perché noi abbiamo di solito si chiude una legislatura, ma qua non si è chiusa una semplice consiliatura, si è chiusa una fase politica storica che ha caratterizzato gli ultimi 15-20 anni della vita politica a Napoli e credo che bisogna partire da questo elemento, cogliere queste due grandi personalità come sono le più alte cariche, come Sua Eminenza dicevo il Cardinale, ma anche il Presidente della Repubblica che nella serata del 31 dicembre con molta sofferenza ha rilevato le criticità della città di Napoli e quindi noi apriamo un dibattito, ragioniamo, verifichiamo come si vogliono affrontare questi temi, usciamo un attimo dai palazzi di governo cittadino e ci immergiamo nei problemi della gente. Dopodiché l'UDC siede ad un tavolo su questi temi e si tende di costruire qualcosa di utile. È chiaro e evidente che l'essenzialità dell'UDC ai fini di una vittoria finale dell'uno e dell'altro schieramento, ma non può essere un fatto aritmetica, sarebbe troppo semplice. L'UDC pone al centro il dibattito e poi noi vediamo con chi andare e con quale coalizione è nelle migliori condizioni per governare questa città. Quindi lei sta dicendo che si potrebbe addirittura non nascere il terzo polo, ma andare ad appoggiare un polo a centrodestra o un polo a centrosinistra? No, c'è un percorso a livello nazionale che ha caratterizzato questa fase e sappiamo che questo cartello sono oltre 100 parlamentari, ma non è solo un'aggregazione di parlamentari. È chiaro che È un progetto politico. è saltato quell'idea di bipolarismo che negli anni ha caratterizzato e imploso il sistema. Ormai è chiaro e evidente che c'è un asse politico nordista e una Lega che diventa sempre più forte al nord e la PDL che tenta di sfondare nell'area centro-meridionale. Ma la classe politica di opposizione, ma anche della maggioranza, molto spesso sta dimostrando la debolezza di un sistema che non è solo centralizzato al nord politica, cioè da punti di vista di capitale economica, ma anche con la politica si è spostata al nord. E sempre più Roma sta perdendo quella capacità di governare l'intero paese. E un partito, il Terzo Polo, nasce anche con questa idea, nasce e si deve costruire poi su territori a partire dalle prossime competizioni elettorali, dando la centralità a quel federalismo solidale che noi intendiamo per equativo. Non si può abbandonare ad un discorso delle parti forti del paese contro un sud. E garante di tutto questo non può che essere questa forza al centro. Lei è assessore al personale della Regione Campania. Che situazione ha trovato? La Campania, la Regione Campania è una grandissima azienda che ha tantissimi dipendenti. Che situazione ha trovato quando si è insediato? E come sta andando, Noi diciamo? abbiamo la consapevolezza che alla Regione Campania
negli ultimi anni i bilanci sono chiari, ma non è più il caso, ormai si è chiuso un anno e ci sono state scelte impopolari, coraggiose per rientrare nel patto di stabilità, e quindi adesso è nostro obbligo quello di costruire una speranza, un riscatto, di trasformare una regione che con le tante partecipate che noi abbiamo, con una serie di numeri altissimi di personale, e abbiamo la regione Campania che ai tavoli nazionali viene accusata di avere 6 milioni di abitanti con 6.000 dipendenti. Altre regioni come la Lombardia hanno 10 milioni di abitanti con 3.500 dipendenti. Questo non è più possibile, perché te lo rilevano, e ai fini del riparto dei fondi, ai fini di un dimagrimento della macchina regionale, questo dovrà avvenire, e se c'è da dire che arriverà la scure di tagli, no? Sì, senza dubbio, c'è da dire però la regione Campania. Sì, c'è da dire che la Lombardia però ha effettuato il federalismo, il decentramento. E il decentramento ha individuato una serie di funzioni in capo agli enti locali e una serie di agenzie che gestiscono un poco alcune funzioni. La Regione Campania non ha ancora proceduto al decentramento delle funzioni verso le autonomie locali, comune e province. Quindi il nostro lavoro nei prossimi anni dovrà essere quello, nei prossimi mesi, di riformare la macchina amministrativa regionale, renderla una regione azienda competitiva, il merito che diventa un dato oggettivo, decentrare una serie di funzioni in modo che molti funzionari e molti dipendenti della regione vanno a compensare e a reggere un poco questi pesi verso le province e verso i comuni. Risorse e personale. È la grande sfida e noi lavoriamo in questo senso. Noi la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso. Grazie, grazie assessore, arrivederci.